Io so di giocare in trasferta, ma resto convinto che gli uomini non siano vegetali e che anche nel massimo rispetto per la sardità è sempre una componente di una identità plurale che comprende peraltro anche l'italianità e che solo di rado le si contrappone e accetta, di fatto accetta da tempo il fatto che in realtà ciascuno di noi è la composizione, la stratificazione, se volete, di tante diverse identità che solo qualche ideologo acceso vorrebbe costringerci a ridurre ad una soltanto. Questo è impossibile. Di sicuro l'equilibrio non lo trovi attraverso le radici che ti immobilizzano al terreno. Poi pensate su un'isola. Restare attaccati e non potersi muovere significa semplicemente morire. Infatti credo che, senza voler dare nessuna lezione, ai sardi, qualsiasi forma di vitalità, di rinascita, di prospettive di sviluppo passano attraverso le esperienze di sardi che hanno viaggiato per il mondo, che sono tornati, che vanno e vengono. Non è certo isolandosi sull'isola, che il proprio destino migliora, e tantomeno trasformandosi in vegetali solo perché c'è la retorica quasi sempre inautentica, artificiosa del bel tempo che fu, del ritorno alle origini, di tradizioni che nella maggior parte dei casi sono reinventate.